sapere perché ho fatto questa introduzione massacrando un pezzo, un valzer famosissimo del caro Chopin, che fra l'altro ho qui in una tazza presa a Varsavia nel suo museo. Andatelo a visitare questo museo perché è bellissimo. Per me questo è il più grande musicista di tutti i tempi. Ma a parte questa parentesi, perché ho fatto questo? Per introdurre il concetto delle scale, l'importanza delle scale. Le scale sono fondamentali, sia che voi volete studiare musica, quindi chiave di violino, chiave di basso, eccetera, sia che volete fare per cavoli vostri. Perché sono fondamentali per tutte e due? Perché la cosa importante, innanzitutto in qualsiasi pezzo, come vedete qui ci stanno scale in re bemolle, per questo brano in re bemolle, in tutti i brani classici, moderni, pop, jazz, eccetera, ci sono le scale importantissime. Ora, che cosa vedete? Che se voi avete abbastanza dimestichezza con l'uso delle scale, di tutte le scale, quindi dovete imparare tutte le scale, questi brani vi risulteranno molto, ma molto più facili, perché non dovete andare a cercare, no? Perché già lo sapete. Già sapete che quella scala si fa, quindi a fare occhi chiusi, senza stare a guardare, a pensare, oddio, dove devo mettere. Sapete che è una scala di re bemolle. Ci vanno 5 bemolle e voi la fate tranquillamente. Quindi le scale sono importanti, ma perché sono importanti anche? Per la diteggiatura. Una volta che voi avete acquisito, si dice, la diteggiatura su tutti i tipi di scale, no? Voi potete fare qualunque brano senza andare a capire, oddio, dove girare il pollice, dove devo mettere l'alluce, non c'entra niente, l'indice. Voi. Quindi le scale sono importantissime. Per fare questo, chi non volesse proprio stare lì a studiare musica, almeno la chiave di violino, cioè la parte sopra, una volta studiata la chiave di violino, voi andate a fare una scala di do e la fate magari l'altra mano imita, fa la stessa cosa senza che voi andate a studiare la chiave di basso se non avete questo. Ma è importante fare tutte le scale. È importantissimo. Non solo le scale quelle maggiori, minori, eccetera, perché poi ci stanno un'infinità di scale, ma anche le scale blues. Questa, per esempio, è la blues minore di Do. E come andarle a studiare? Adesso io non vi faccio vedere le scale come si fanno, eccetera, no? Perché quello poi ve dovete comprare un libro tipo questo, Silvestri, le scale, che credo che ancora esiste, io ce l'ho dagli anni 70, dove trovate tutte le scale, ma è importante perché uno poi si annoia a un certo punto. Quindi uno dei sistemi per studiare le scale è quello di fare con la sinistra, mi pare che in un altro video già l'ho detto, con la sinistra un giro armonico, questo per esempio è quello di Do, dopo faccio vedere meglio, e di qua. No, tipo, o anche poter prendere un La, ho sbagliato qui. Comunque potete improvvisare qualsiasi cosa. Anche con le scale, quelle blues, dove in questa maniera noi facendo un semplice giro armonico di prima, sesta, seconda, quinta, prima, sesta, seconda, quinta. Continuate così e di qua ci fate o la scala maggiore, quello che vi pare. E piano piano che imparate la diteggiatura, potete andare a sciogliervi, a fare quello che vi pare in tante altre cose. Casomai poi ve lo faccio vedere meglio. Allora, ragazzi, eccoci qua. Come vi dicevo, per allenarsi, voi fate un giro armonico molto semplice. Prima, sesta, in questo caso del Do, La minore, Re minore,
sol settima e di qua e questo lo potete fare su qualunque tonalità. L'importante è che usate di qua la scala di quella tonalità, quindi se state, che ne so, in re maggiore, usate e poi vi sbizzarrite eccetera, inventate piano piano, acquistate sempre più sicurezza nella diteggiatura, che è importante, e questa ve l'andate a vedere sul libro, perché è inutile che io vi sto dicendo il passaggio del pollice, che è importantissimo anche quello, però facciamo magari un video a parte dove facciamo vedere il passaggio del pollice eccetera. L'importante è che sapete che in ogni brano ci sono frammenti di scale di tutti i tipi, e di scale ce ne stanno una marea. Prendiamo per esempio la scala di Do. Sulla scala di Do si possono costruire altre 7 scale, partendo dalla tonica, abbiamo la scala di Do maggiore, Do minore eccetera. Possiamo partire da Re e avremo la scala dorica. Possiamo partire dal Mi e avremo la scala frigia. Quello che cambia sono i semitoni, i posti dei semitoni. Quindi che cosa succede? Che queste scale avranno tutte una sonorità diversa da quella principale. Quindi immaginate quante scale, quanti frammenti di scale vengono usati in un brano, no? Ed è importante conoscerli, è importante perché è importante, ripeto, la diteggiatura, il passaggio del pollice, che deve essere sicura in qualsiasi tipo di scala, no? Noi dobbiamo sapere che se partiamo la si bemolle dobbiamo partire, vedete, non col pollice, no? Dobbiamo saperle tutte queste cose, che se partiamo dal si maggiore dobbiamo partire col quarto dito, nella mano sinistra chiaramente, e questo ci vuole un po' di tempo, non si fa in un giorno, no? Come dice Roma, non è stata costruita in un giorno, quindi ci vuole molto, ma molto, ma molto, ma molto allenamento. Quindi scale, la relativa minore, cominciate con tipo Do maggiore, poi relativa minore che è La minore, sesta e settima, all'andata, ritorno nella melodica. Poi al contrario pure, no? Su 2 anche le minori, importantissima la scala minore melodica fatta al contrario. Perché? Perché mentre all'andata vedete salite, a ritorno sesto e settimo grado riscendono, ma questo lo dovete studiare piano piano perché è importantissimo. L'importante è che voi cercate di divertirvi con queste scale, cercate una diteggiatura. Vedete che ci sono delle diteggiature che più o meno usano tutti, e poi anche le scale, come dicevo, blues, importantissime. Importantissime perché danno una sonorità jazzistica, una sonorità blues al brano, ed è importante anche quello, no? Chiaramente nel blues, le scale blues principali, è inutile che vanno a studiare bemolle blues, ma magari il Do, che è una delle più importanti, il Sol, usatissimo, importantissimo, il Si bemolle, blues, che è importante anche quello. Insomma, ci stanno 3-4 scale blues che sono fondamentali. Le più importanti sono il Do, il Sol e il Si bemolle blues, soprattutto le minori, quindi il Do blues, il Do minore blues, il Do blues minore, che sono più importanti delle maggiori perché si usano più spesso. Vabbè, detto questo, mi pare che vi ho detto abbastanza sulle scale, e quindi ci vediamo in un altro video. Grazie
Perdonatemi se commetto degli errori, ma io non sono un tipo che si mette lì a rifare, a rifare il video perché ho sbagliato una cosetta, eccetera. Non, quello non è importante, non è fondamentale. Fondamentale è che vi dico la teoria, e la teoria è importante, in questo caso su le scale, su studiare le scale, quindi non c'è video perfetto che vi possa aiutare, ma dovete voi andare piano piano a studiarvi tutto quanto. Grazie, arrivederci al prossimo video.